carissimi, come promesso vi spedisco questo video dal monastero dei missionari comboniani Benegono Superiore, provincia di Varese, la sesta edizione del nostro altarino dell'amore, mi piace chiamarlo così, un altare che ricorda tutti i nostri defunti. Come non realizzarlo quest'anno in questa pandemia che ha portato via tante persone? Come non ricordare quest'anno questa ricorrenza? Assume un'importanza notevole quest'anno, proprio per questa condizione che stiamo vivendo tutti. La tradizione messicana vuole ricordare così i nostri cari defunti, con questi colori, con questa gioia, con questa allegria, perché noi crediamo che il Padre Eterno dà un permesso speciale, una specie di lascia passare ai nostri cari per venirci a fare visita, e noi vogliamo ricordarli e riceverli così. In Messico si mettono delle pietanze squisite e a base di mais, e poi in questo altare abbiamo messo della frutta, il mais, un ananas. A mio padre ho messo il melograno, il mango, e anche a mio suocero ho messo un po' di grappa, che era buon gustaio della grappa, e anche il lambrusco amabile, che non manca in un altare, le bevande, le pietanze e i piatti tipici, perché noi crediamo che arrivano i defunti e mangiano gli odori. Non deve mancare l'acqua per dissetare le anime, il sale che per non corrodere, per purificare e non corrodere l'anima che arriva all'altare, e il copale che è stato acceso oggi e che, credetemi, è un profumo originale, una resina che arriva da un albero protetto in Messico, è l'albero de copal, e che i nostri cari connazionali hanno fatto arrivare per questa celebrazione. Viene acceso in modo di indicare alle anime dove c'è l'altare che li sta ricordando a loro. E questa è la carta forata, che rappresenta il vento o la leggerezza dell'anima, sempre appesa a un filo. E che dire sui fiori di Senpasuchi, che sono state quest'anno coltivate in questo monastero da Padre Antonio Radice, e credetemi, è stato difficile il coltivo del tagliente gigante eretto, perché il tempo non è stato molto bello, ha fatto freddo, ci sono stati le bufere, insomma abbiamo recuperato questi fiori che in questo momento vi faccio vedere sul video. Ha un profumo particolare, quello che qua in Italia si chiama tagliette, conoscete come tagliette, e il tagliette gigante eretto in Messico si chiama Senpasuchi. Cosa dirvi? Che anche lui ha una leggenda, questo fiore, però siccome dobbiamo essere brevi in spiegazione del video, e in un altro ve la racconterò. Un abbraccio a tutti, e vogliamo ricordare a tutte le anime che hanno dato la vita per gli altri: medici, infermieri, personale sanitario in particolare. È per questo che quest'anno ho messo la mascherina e i guanti, e nel loro ricordo. E poi ho realizzato i teschi, che in Messico sono i teschi di zucchero, e delle vere e proprie
opera d'arte come qua l'uovo di Pasqua, ma in Messico sono teschi, che vi devo dire, e sono uno spettacolo. Sono delle, come qui in Italia fare l'uovo di Pasqua, in Messico si realizzano di cioccolata e di zucchero i teschi. Quest'anno l'ho fatto con la mascherina e l'altro con la visiera. Mi ricordo di tutti i medici e gli infermieri che hanno dato la vita in quest'anno per gli altri. Un abbraccio a tutti e con l'amore di sempre, con il carino di sempre, un abbraccio.